seconda gara di girone di ritorno del massimo campionato italiano di basket. Si contrano su questo parquet la Scavolini Pesaro e l'Alno Fabriano. Chi vi parla dal Palasport di Fabriano è Michele Zavagnini, che si scusa anzitempo per la pessima qualità della voce, ma i rigori dell'inverno mi hanno punito, nel senso che ho avuto un improvviso abbassamento di voce e di raucedine. Comunque l'importante è che le immagini siano chiare e che vi giungano davvero nitide. La Scavolini è in starting five con il numero 5 Andrea Gracis, il 6 Walter Magnifico, il 10 Larry Drew, il 9 Darren Day, 14 Ario Costa, quindi lo starting five, mentre starting five classico. Mentre per la squadra di Fabriano scendono in quintetto iniziale il numero 5 Antonio Francescatto, l'11 De Sousa Marceau, il 12 Boni, il 13 Solfrini, il 15 Israel. La prima attacco è della Scavolini con Darren Day. Per Larry Drew si dispone subito in individuale l'Alno Fabriano, vediamo Costa su di lui, gioca Israel, riesce a tirare Costa ma sbaglia. Il ribalzo è dell'ex pesarese Alessandro Boni, palla poi per Solfrini. Francescatto, su di lui si posiziona subito in difesa individuale Larry Drew. Palla sta per rubare Drew, la palla va fuori, la rimessa è della Scavolini. Vi ricordo che gli arbitri dell'incontro sono Nelli di Firenze e Grossi di Roma. Un'azione d'attacco per parte, senza nessun successo da nessuna delle due squadre in campo. Palla per Gracis, posizione di post basso, c'è Magnifico, esce molto fuori invece Costa per Drew. Drew a Day, Day cerca di girarsi, si gira, tira e segna. Primo canestro della partita per Day, la palla adesso a Solfrini che si gira, tira, sbaglia. Sul rimbalzo molto bene Day, contropiede Scavolini, 4 contro 3, Day sulla destra per il Magnifico, ma anticipa molto bene Marceau, si ferma da 3, bomba di Marceau, sbagliata. Rimbalzo è di Solfrini d'attacco che segna. Grande specialità di Marceau brasiliano è il tiro dalla lunghissima distanza, delle bombe dalle quali ha delle discrete medie di tiro. E per Marceau, si dice qua Fabriano, tira una cattiva aria, addirittura si parla di un taglio, ma non penso che il giocatore brasiliano si meriti tanto, o comunque le colpe di una non redditizia annata non penso che siano tutte da ricercare in questo giocatore brasiliano. All'inizio della partita, anzi prima dell'inizio della partita, abbiamo sentito dei cori abbastanza pepati e comunque molto chiari del pubblico fabrianese all'indirizzo dell'allenatore Giorgio Montano, evidentemente tacciato di non saper ruotare nel migliore dei modi le carte in suo possesso. È Larry Drew che punta su Francescatto, Gracis fa saltare molto bene Marceau, recupera di nuovo Gracis dopo la stoppata, ottimo il pallone per Costa che va a segnare. 4 a 4, si gioca da 2 minuti e mezzo questa partita. L'Alno Fabriano è ultima in classifica con appena 6 punti, con 3 vittorie e 13 sconfitte. Pallone straordinario di Francescatto per Boni, che subisce poi il fallo di Costa. Beh, un assist più che voluto, diciamo quasi disperato. Francescatto stava per compiere infrazione di passi, ha gettato la palla dietro la nuca e in quella zona c'era Boni. E lunetta c'è Boni, dicevo ex pesarese. A Pesaro non trovava grandissimi spazi, mentre a Fabriano, mentre Fabriano è stato usato moltissimo con ottimi risultati. Boni senz'altro uno dei centri italiani più interessanti in assoluto e si è meritato anche la convocazione in nazionale. Va a realizzare in tap-in Day e per Day è il quarto punto. Le Scavolini e l'Alno si sono già incontrate 2 volte in questa stagione, prima tutte e 2 le volte a Pesaro, prima nei 16esimi di Coppa Italia. La Scavolini vinse di 11 punti per 105 a 94. Poi si sono incontrati pochi giorni dopo, distanza di 7 giorni esatti, nella seconda di andata
del massimo campionato. La Scavolini vinse ancora per 99-84. Buono il pallone per Costa, la palla va a finire nella zona di Magnifico che sbaglia. Palla per i bianchi dell'Alno Fabriano, Marceau recupera molto bene Gracis, Gracis in contropiede con Gianfrancescato, arriva anche Larry Drew a rimorchio, bellissimo il duetto tra Drew e Gracis che alla fine va a segnare. Scavolini avanti di 3 punti, Scavolini 8, Alno Fabriano 5, si gioca da 4 minuti esatti. Palla per Solfrini, Solfrini poi sbaglia il passaggio che doveva servire Israel Wandade. Buon per l'Alno che Costa involontariamente ha schiaffeggiato il pallone, la rimessa sarà per l'Alno Fabriano. Come sempre individuale la Scavolini, la palla è per Solfrini, molto fuori per Boni, su di lui monta la guardia il suo amico Walter Magnifico. Viene stoppato Boni, contropiede della Scavolini, Drew accelera, va a tirare da sotto, sbaglia. Sfortunato Larry, palla poi contesa tra diversi giocatori, alla fine l'arbitro dice che commette fallo a Rio Costa. Anzi scusate, fallo viene dato a Day, quindi primo fallo per dare un bene. La rimessa dei cucinieri fabrianesi, oltretutto questo, se vogliamo usare metafore, anche un derby delle cucine. Duello in campo però è tra una cucina italiana e pesarese, la Scavolini è una cucina tedesca, l'Alno. Palla per Francescato che tira e segna. Francescato primo canestro della sua partita. Scavolini comunque ancora avanti ma di una sola lunghezza, 8-7. Si gioca da circa 5 minuti al Palazzo dello Sport di Fabriano, gremito in ogni ordine di posti, c'è ovviamente moltissima attesa a Fabriano per vedere all'opera la loro squadra contro i campioni e corregionali campioni d'Italia. Viene colto il fallo un giocatore della Scavolini e è ancora il numero 9 Darrandei. Secondo fallo per Dei, rimessa in attacco per l'Alno Fabriano, va ad effettuarla il brasiliano Marceau per il connazionale Andrade, Israel se preferite, ancora Marceau per Francescato. Parecchi blocchi in attacco per l'Alno Fabriano, da uno di questi esce Boni, da un altro Marceau, su Marceau al tiro c'è un fallo di blocco in movimento da parte di Boni, Marceau aveva anche segnato. Baboni aveva proprio letteralmente spostato dalla zona di difesa Larry Drew e l'arbitro che era lì due passi ha subito fischiato ancora prima che Marceau andasse a segnare il fallo appunto a Boni. 10-7 per la Scavolini, la palla è per Gracis, penetra Gracis molto bene, va a tirare, sbaglia ma c'è fallo su Andrea, vediamo chi l'ha commesso, se non sbaglio Solfrini, no. Sinceramente dall'indicazione dell'arbitro non abbiamo capito qual è il giocatore sanzionato del fallo. Comunque l'importante è che vada in rete Andrea Gracis. L'arbitro indica un numero 16 che non c'è sul campo. Sinceramente non capisco, anche Cosmelli ha detto ma di che giocatore si tratta. Ecco, e finalmente il numero era il 15. E non il 16, Israele effettivamente c'ha il numero 15. Nell'unità Gracis allora per i due tiri liberi a sua disposizione mette dentro il primo. Tira ancora una volta il campione trevigiano e mette il segno. Gracis 4 punti. L'Alno Fabriano viene da 8 sconfitte consecutive, il turno scorso è stata battuta a Napoli dalla Paini, mentre vediamo una bella penetrazione primo canestro di Israel, dicevo nell'ultima di campionato è stata battuta dalla Paini Napoli per 7 punti 96-89, mentre nell'ultima gara casalinga due settimane fa l'Alno ha dovuto cedere le armi di fronte ai campioni d'Europa della Philips Milano.
per 17 punti. Day cerca un tiro impossibile, trova il canestro. Solita testardaggine di Day che come sempre lo porta a segnare proprio dalla perseveranza e dalla percussione delle sue penetrazioni, spesso viene il canestro. Marseille per Francescato, blocco di Solfrini, Francescato non ne approfitta, esce invece dal blocco suo, pratica la posizione di pick, azione di pick and roll da parte di Solfrini, c'è un suo blocco, poi una rotazione dopo il passaggio. Molto intelligente Francescato a servire Solfrini che è andato a segnare e a subire il fallo di Magnifico. Per Solfrini il sesto punto, per Walter Magnifico il secondo fallo. Segna il libero Solfrini, 7 punti, miglior realizzatore della gara Solfrini. Punteggio ancora in vantaggio la Scavolini per 14-12, mancano 13 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Andrea Gracis per Magnifico in angolo, Gracis, Larry Drew, stop di Larry Drew, palla per Day. Drew al tiro da lunghissima distanza, sbaglia il pallone, poi finisce nelle mani di Gracis per Day, fallo su Day commesso da Boni. Confusissima azione all'altezza della lunetta d'attacco della Scavolini, parapiglia tra i giocatori, poi alla fine è uscito Day col pallone in mano e su di lui Boni ha commesso un fallo indiscutibile. Cambio per l'Alno Fabriano, il contestato Giorgio Montano, allenatore dei Cartai, manda in campo il numero 8 Mauro Piccoli ed esce dal terreno di gioco Alessandro Boni. Mauro Piccoli è un'ala pivot mentre Boni è il centro della formazione, quindi probabilmente Boni è centro assieme ad Israele, quindi probabilmente cambierà qualcosa nella tattica difensiva della Scavolini. C'è un fallo netto sul tentativo di tiro di Magnifico commesso da parte del numero 15 Israele. Per Israele Andrade il secondo fallo, sia Boni che Israele, cioè i due lunghi dell'Alno Fabriano, hanno due falli a testa nei primi 7 minuti, segno evidentemente che la Scavolini sta penetrando molto bene lungo la zona più vicina al canestro. Drew liberissimo al tiro da 3, sbaglia però, 0 su 2 per Drew nelle bombe. Drew ancora il pallone, bellissimo il pallone per Magnifico che sbaglia, ma arriva Costa a recuperare, sbaglia Costa ma fallo su di lui commesso da Mauro Piccoli. Larry Drew molto prezioso negli assist in questo inizio di partita, un po' meno nella conclusione, sbagliato due bombe consecutivamente, mentre Ario Costa va in lunetta, mette a segno il primo. Ario 3 punti e la Scavolini ha ugualmente 3 punti di vantaggio. 12:45 al termine del primo tempo, Ario Costa di nuovo palleggia e mette a segno. Più 4 per la Scavolini, 16-12 nei confronti dell'Alno Fabriano. Palla per Marseu a Francescato, playmaker di scuola milanese. Palla per Mauro Piccoli, si fa vedere fuori ma non riceve Israel. Vedo parecchia indecisione nell'azione offensiva dell'Alno. Poi Marseu toglie le castagne dal fuoco alla sua formazione, azzecca la bomba, è la prima bomba della partita. La palla è per Gracis, per Day al tiro dalla media distanza, segna, mortifera la sospensione di Day che con 8 punti diventa il miglior realizzatore della partita. Francescato viene chiuso da Drew e Gracis, Drew ruba palla ma Gracis stava trattenendo Francescato, quindi l'arbitro fischia il fallo ad Andrea Gracis che annuendo si autoaccusa del fallo. Doppio cambio nell'Alno, entrano il numero 14 Servadio ed il numero 18 Lucio Romano, sono usciti Francescato e Marseu.
è proprio il numero 18 Lucio Romano che palleggia da al numero 8 Piccoli per Solfrini alla bomba. Solfrini sbaglia, palla che schizza molto lontano, il più veloce di tutti è Gracis, può andare in contropiede, tira, Andrea sbaglia però malamente alla conclusione. Palla per Romano, varca la linea centrale del campo di corsa, Romano si ferma, sopraggiunge Israel per Servadio, grande tiratore questo giocatore, sbaglia però, non riesce Servadio ad avere le stesse medie di tiro che aveva lo scorso anno in A2. Palla per Drew che dà uno splendido pallone, dopo una girovolta magnifica va a segnare, fantasiosa piroetta di Larry Drew, assist abbastanza curioso quindi, mentre su Servadio c'è il fallo di Andrea Gracis. Secondo fallo per Andrea, rimessa da centrocampo per l'Alno Fabriano, la palla è per Lucio Romano, per Piccoli, Servadio su di lui, magnifico, molto più alto di lui, però vedete, magnifico, esce fuori molto a marcare su Servadio e resta completamente libero a centro area Piccoli che va a segnare. Primo canestro per Piccoli, 20 Scavolini, 17 Alno Fabriano, 10 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Larry Drew per Andrea Gracis, Drew ancora. Gracis Costa cerca di liberarsi, poi da Gracis, scarica molto bene, Gracis va a segno da due, pochi centimetri sarebbe stata una bomba per Andrea. Sentite subito Andrea Gracis, applaudito dal pubblico pesarese, presente al Palazzo dello Sport di Fabriano in buon numero, mentre Gracis è andato a segnare. Mentre c'è un time out chiesto dall'Alno Fabriano, andiamo con 7 punti di vantaggio Scavolini, 24 per i campioni d'Italia, 17 per i fabrianesi. Pubblico di Fabriano ha colto occasione anche nel corso di questo primo time out della partita di dedicare un corretto personalizzato a Giorgio Montano, allenatore dei fabrianesi, che evidentemente non ha praticamente più l'appoggio della tifoseria, anche se ovviamente ha ancora quello della società. Comunque il Fabriano scivolato in fondo alla classifica ha davvero molti problemi da risolvere, non certo problemi di giocatore, perché è mia ferma convinzione pensare che l'Alno Fabriano ha un organico magari superiore, non so, a quello dell'Itaci Venezia oppure all'Alibert Livorno, e quindi il problema del Fabriano non è l'organico, comunque la squadra in campo, ma piuttosto il modo in cui la squadra fabrianese viene condotta. Comunque vedo i giocatori dell'Alno abbastanza poco convinti della loro forza, e quindi è un lavoro anche psicologico da effettuare. L'Alno Fabriano si è avvicinato di due punti col canestro messo a segno da Israel, la palla per Drew che va al tiro dalla lunga distanza, segna. Drew, secondo canestro della sua partita. Drew, vedete, spesso tira da lunghissima distanza e per pochi centimetri, non è una bomba, forse sarebbe il caso che Drew, quanto effetta queste conclusioni, guardi bene la riga e quindi non la pesti, e quindi tramutare il canestro da tre piuttosto che da due. Mentre viene colto molto bene sotto Piccoli che va a segnare, e sull'attacco di Drew c'è il fallo commesso da parte di Romano. Drew improvvisamente ha cambiato marcia, Romano ha messo il braccio sulla corsa di Drew e il fallo ovviamente inevitabile. 9 minuti esatti al termine del primo tempo, 26 Scavolini, 21 Alno Fabriano. Drew accelera e di nuovo Romano commette fallo. Larry Drew aveva
tentato di penetrare lungo l'out di fondo, ma Romano ha tagliato la strada al campione di Kansas City, quindi non poteva che essere fallo. Palla per Drew, buona la sua penetrazione, sbagliato però la conclusione. Romano accelera, tira da sotto e va a segnare in sottomano molto bene. Per Romano il primo canestro della partita. 26 a 23 per l'Alno Fabriano. Questo è il decimo confronto tra le squadre di Pesaro e Fabriano, mentre Gracis va a segnare il suo decimo punto, miglior realizzatore dell'incontro, il grande Andrea. Dicevo che la sfida alla quale stiamo assistendo è la decima in assoluto tra le squadre di Pesaro e di Fabriano. Il conteggio nelle nove precedenti sfide parla nettamente a favore di Pesaro. Effettivamente l'Alno ha vinto una sola partita contro Pesaro, quindi il punteggio è 8-1. E questo è il decimo incontro e vedremo tutti assieme come andrà a finire. Palla per Gracis, magnifico, posizione di post basso marcato da Piccoli, tira, sbaglia, rimbalzo però molto bello conquistato da Dei, che da sotto va a segnare il decimo punto e quindi assieme a Gracis diventa il miglior realizzatore della partita. Mentre Drew sta per rubare palla, non riesce a compiere l'opera. Palla per Servadio, per Romano, per Solfrini che tenta la bomba e sbaglia, sta concludendo troppe volte dalla lunga distanza con medie che non possono essere altissime. L'Alno Fabriano e viene colto in sfondamento Dei. La sensazione che avevo avuto della mia postazione pressoché ottimale era che erano i due giocatori del Fabriano che si erano chiusi, ma l'arbitro era lì a due passi e quindi probabilmente avrà visto meglio di me. Per Darren Dei al terzo fallo, grave situazione falli per Darren Dei e vedete Bianchini corre subito ai ripari. Esce Dei che ha tre falli dopo 13 minuti di partita ed entra in campo Domenico Zampolini. Darren Dei esce con 10 punti in carniera in virtù di un grande avvio, con canestri segnati soprattutto in seguito a rimbalzi offensivi catturati. Palla per Romano. Romano per, alla fine Romano di nuovo dopo una serie di passaggi. Marceau poi tenta un tiro impossibile, chiede il fallo ma gli arbitri non fischiano niente. Effettivamente non mi era sembrato falloso l'intervento sul tiro dalla lunga distanza di Marceau. L'Alno Fabriano sta pressoché affidando tutte le sue conclusioni a tiri da lunghissima distanza. Eppure Solfrini ad esempio aveva avuto delle buonissime iniziative da sotto canestro. Nella Scavolini è sceso in campo anche Silvestrini, mentre avete visto uno splendido dai e vai di Costa con Gracis che è andato a segnare il suo dodicesimo punto. Un Gracis che rispetto alla gara di giovedì scorso a Salonicco viene maggiormente utilizzato in azione offensiva piuttosto che in difensiva. I frutti si vedono con Gracis che ha già segnato 12 punti in 13 minuti e mezzo ed è il miglior realizzatore della partita. E tenta e tenta un tiro dalla lunga distanza, finalmente entra per i fabrianesi ed è il numero 14 Servadio a metterlo a segno. Scavolini 32, Alno Fabriano 26, sul 32 a 23 pochi istanti fa, sul più 9 e Scavolini aveva avuto il massimo vantaggio. Silvestrin per Larry Drew in cabina di regia, su di lui Romano. Palla Gracis a Costa che cerca di girarsi, tira Ario e segna. 6 punti per Ario Costa che si è liberato in maniera senz'altro valida di Romano, mentre Drew tenta ancora una volta di anticipare, non riesce a pieno. Romano in contropiede, fallo di Costa su Romano. Scusate, prima Costa si era liberato di Piccoli, non di Romano. Mentre avremo Lucio Romano in lunetta. Uno più uno a sua disposizione, visto che la Scavolini ha terminato la franchigia, mentre Francescatto viene preparato da Montano per il ritorno sul terreno di gioco. Va al tiro ma sbaglia Romano dalla lunetta. Realizza invece in questa occasione 34-27 come preannunciato. Cambia nell'Alno Fabriano, esce Romano e rientra il numero 5 Antonio Francescatto. Forza, Pesaro, forza, Pesaro, forza, Pesaro,
palla è per Larry Drew, per Zampolini molto fuori, Gracis manovra per linea esterna la Scavolini, vedremo se come è successo in precedenza c'è poi l'improvviso pallone in area. Gracis tenta di servire Silvestrini, invece finisce la palla nella zona di Drew che tenta la bomba e sbaglia ancora. 0 su 3 per Drew dalla lunghissima distanza. Drew però recupera molto svelto il rimbalzo che schizza molto distante. Zampolini finta la bomba, non l'ha effetto, da Gracis. 34 Scavolini, 27 Alno Fabriano, 5 minuti al termine del primo tempo. Gracis alla lunghissima, segna, bomba di Andrea Gracis. 15 punti per lui, davvero ispiratissimo quest'oggi il campione trevigiano. Replica Marceu ma sbaglia, poi sul rimbalzo di Zampolini c'è il fallo di Servadio. Scavolini massimo vantaggio, 10 punti, 37 a 27, quanto mancano 4 minuti e mezzo al termine della partita, del primo tempo, scusatemi. Mentre c'è in lunetta Domenico Zampolini, 1 più 1 a sua disposizione, vediamo il campione Spolettino palleggiare, puntare il canestro, parte il pallone che esce, quindi non c'è la seconda conclusione, si gioca subito, palla per Francescato. Francescato a Boni, c'è il fallo su Boni commesso da parte di Ario Costa e per Ario è il secondo fallo. Era Scavolini, due falli Gracis, Magnifico e Costa, e tre falli Dei. Nelle file del campione d'Italia esce Costa e rientra Walter Magnifico. Scavolini che sta giocando con Silvestrin, Magnifico, Gracis, Zampolini, Edriu, Boni, tira e segna. E il secondo punto per Alessandro Boni. Vi ricordo che nelle file dell'anno, adesso in panchina, c'è anche un'altra conoscenza graditissima di Pesaro, cioè Amos Benevelli, che per tanti anni con grandissimo onore, grandissima qualità di gioco ha tenuto alto il nome della Pesaro cestistica. Palla per Andrea Gracis, per Larry Drew, per Zampolini, chiede palla Silvestrin, la riceve, poi lo anticipa Piccoli, palla quindi per i bianchi dell'Alno Fabriano. Servadio, Boni per Marceu, vediamo se cerca ancora la conclusione da tre, no, questa volta va in penetrazione, il risultato però non cambia, cioè sbagliato il tiro, palla per Zampolini, per Drew, vediamo Drew, bellissimo il pallone per Mimmo che va a segnare e vediamo se c'è sfondamento anche per Zampolini oppure c'è anche tiro libero. No, viene dato sfondamento a Zampolini, canestro valido per Zampolini su splendido assist di Drew che guardava sulla sinistra e ha servito Zampo sulla destra. Scavolini sul 39-28 coglie quindi il massimo vantaggio della partita, 11 punti. Mentre in lunetta va il numero 14 Servadio. Quattro punti per Servadio, l'Alno Fabriano come lo scorso anno pensava di fare un grosso affidamento su questo ottimo tiratore, ottima guardia, non ha avuto però gli stessi risultati dello scorso anno. Ricordiamo che Servadio ha avuto anche uno sfortunato infortunio, quindi è stato fuori per moltissimo tempo e ancora le sue condizioni diciamo non sono ottimali. Gracis al tiro da tre punti, sbaglia. Una delle poche conclusioni errate di Gracis quest'oggi che ha già 15 punti. Palla per Marceu, prende, tira e segna. Marceu, seconda bomba per lui, ma Marceu ha già tirato un sacco di volte, esagerando penso anche in alcune occasioni. Dicevo, per Marceu non tira una buona aria come per Giorgio Montano, allenatore di Fabriano. Palla per Drew molto fuori, per Zampo al tiro da tre, segna, bomba di Zampolini, 5 punti per lui. Contropiede di Servadio che va a appoggiare canestro a segnare, 7 punti per Servadio, azioni velocissime in questi ultimi
istanti di partita, ma c'è un time out, 3 minuti al termine della del primo tempo, più 7 per la Scavolini. Marcelo De Sousa è al 10° posto nella speciale classifica dei cannonieri del campionato italiano con 22 punti di media, mentre le sue percentuali al tiro non sono ottimali. È un giocatore un po' nello stile brasiliano, portato a tirare un sacco di volte. Certo che quanto alla mano calda la butta dentro spessissimo, ma come questa sera o comunque come sta succedendo in questo primo tempo, non ha grandi percentuali, a lungo gioco può anche essere deleterio. Comunque due bombe per lui fino a questo momento. Zampolini per Silvestrin, anticipato, palla per Boni a Servadio. Servadio si ferma da tre, prende, tira e sbaglia. La Alno sta praticamente solamente tirando dalla lunghissima distanza, mentre Zampolini serve non proprio in maniera precisa Drew, ancora l'anno e indovinate, Marcelo Trira da tre e sbaglia ancora una volta. Sembra una gara di tiro al piccione questo che l'anno sta facendo in questa partita. Palla per Zampolini, la Scavolini vedete molto più pratica, bada alle cose solide, cioè a metterla dentro nel modo più facile possibile. Sono curioso di vedere le statistiche, ma nel primo tempo mi sembra che l'anno abbia praticamente fatto la maggior parte dei tiri dalla lunghissima distanza. È una tattica da usare solamente coloro, i giocatori della squadra che sta usando quella tattica hanno medie strepitose, altrimenti è meglio lasciar perdere. Mentre c'è un fallo della Scavolini con Zampolini, il secondo fallo, ed in lunetta va il numero 11 Marcelo De Sousa, brasileiro, tira e realizza. Sette punti per lui e diventano 8. Scavolini più 7, Scavolini 44, Alno Fabriano 37, 1 minuto e 50 al termine del primo tempo. Gracias Alno Fabriano a zona, vedete 2-3 con in punta Servadio e Francescato. Magnifico cerca di liberarsi di Marcelo, Marcelo anticipa Magnifico, palla fuori, rimessa a Scavolini. Marcelo aveva spinto parecchio su Magnifico, alla fine con un tuffo proditorio è riuscito a gettare fuori. Rimessa per la Scavolini, Andrea Gracis è pronto ad effettuarla. Si fa vedere, riceve Larry Drew. Drew sfrutta un blocco di Silvestrin, va al tiro da tre, Larry e segna. Bomba di Drew, 7 punti per lui, prima bomba della sua partita. Di nuovo 10 punti di vantaggio per la Scavolini, che sembra amministrare in maniera sapiente il margine del vantaggio che si è costruita nei primi minuti di partita. Palla per Boni, per Francescato, al tiro da tre, stoppato da Drew. Alla palla però ancora Israel che tira e segna. 6 punti per Israel. Era stato davvero veloce Drew ad andare a rubare palla, poi non è stato nessuno della difesa Scavolini pronto ad accorgersi che Drew aveva recuperato, quindi la palla è andata all'Alno che è in attacco di nuovo. Fallo netto di Silvestrin su Marcelo. E per Silvestrin il primo fallo commesso nel corso di questo primo tempo velocissimo, siamo praticamente già in conclusione dei primi 20 minuti effettivi. Scavolini avanti di 8 punti, 47 a 39, 43 secondi al termine del primo tempo. Sbaglia Marcelo il tiro libero. Oh, yeah.
e la Scavolini manovra questa azione offensiva, probabilmente all'ultima di questo suo primo tempo. Mancando 29 secondi al termine appunto della prima frazione, palla per Larry Drew che dice ai suoi compagni di squadra di manovrare, palla per Gracis, magnifico in angolo, Gracis, Drew, Drew al tiro da tre, sbaglia, sul rimbalzo vanno parecchi giocatori, alla meglio poi Silvestrin che caparbiamente recupera su Israel. 9 secondi al termine del primo tempo, la Scavolini può manovrare, tirare al termine, Zampolini da a Silvestrin da sotto, 2 secondi, 1 secondo, palla fuori, la rimessa sarà per l'Alno, Silvestrin ha perso palla. Un secondo al termine del primo tempo e arriva il segnale acustico, una vera e propria sirena da porto che pone fine al primo tempo. Guardiamo i tabellini del primo tempo, per la Scavolini miglioritatore assoluto, Gracias 15 punti, magnifico 2 dei 10, Dreu 7, Zampolini 7, Costa 6. Per l'Anno Fabriano, Francescato 2, Piccoli 4, Marseu 8, Boni 2, Solfrini 7, Servadio 7, Israel 6, Romano 3. Stanno per saltare Israel e Costa, vediamo chi ha la meglio, è il fabrianese, la palla è per Francescato. Solfrini. Si scontrano Costa e Israel, vedete per la posizione, in posizione di post basso, Israel adesso è costretto a uscire. Riceve palla Marseu, vediamo se tira ancora da tre, come no, e mette dentro, e per Marseu è la terza bomba, 11 punti per lui. Marseu praticamente ha in assoluto una predilezione per questo tipo di tiro, nel primo tempo ha tentato un sacco di volte con una media non certo sufficiente, comunque in certe occasioni effettivamente sembra l'unica soluzione possibile da parte di una squadra che sembra effettivamente in fase offensiva creare pochi pericoli per gli avversari. Palla per Drew, per Day, a Costa, a Gracias, molto bene, arriva Gracias, fallo su di lui commesso da parte di Marseu, primo fallo per Marseu da Sousa, mentre in lunetta va Andrea Gracias. Prima dell'inizio della partita ci sono stati molti cori da parte degli sportivissimi tifosi fabrianesi all'indirizzo della squadra campione d'Italia, un cori ovviamente che ai pesaresi hanno fatto grosso piacere. Comunque vi ricordo che tra le tifoserie di Pesaro e di Fabriano c'è un gemellaggio e quindi c'è molto fair play davvero tra la Pesaro e la Fabriano cestistica. Mentre va al tiro dalla lunga distanza Solfrini e segna. Palla è per Day, Costa a posizione di post basso, vedete su Day c'è Israel, anticipa abbastanza bene, Piccoli su, magnifico, palla per Francescato. 5 punti di vantaggio per la Scavolini adesso, i giocatori fabrianesi hanno recuperato tre lunghezze e palla per Francescato, si rifugia in angolo, poi da Israel dentro un pallone che intendeva servire ed arrivare nelle mani di Marseu, anticipato il giocatore della Scavolini, palla fuori, comunque la rimessa è ancora per i Cartai con Marseu, vediamo se tenta ancora il tiro da tre, no, da due, sbaglia, rimbalzo di Costa per Gracis, vediamo se la Scavolini riesce di nuovo a riprendere le redini della partita. Il Fabriani ha iniziato bene il secondo tempo riuscendo a ricucire con un parziale di 5-2 parzialmente lo svantaggio. Il Fabriano adesso ha un altro pallone in fase offensiva, vediamo se lo sfrutta. Solfrini in angolo, palla per Francescato, Israel, Marseu al tiro da tre, sbaglia, tira una marea di volte questo giocatore brasiliano, praticamente tutte le azioni hanno come finalizzazione il tiro da lunga distanza del giocatore in maglia numero 11. Day da tre, segna, Day 13 punti, prima bomba per lui.
la Scavolini ricuce il vantaggio, più 8. Chi vi parla del Palasport di Fabriano e Michele Zavagnini, che si scusa ancora una volta per la raucedine che certamente si sentirà via microfono, una voce bassissima, per questo mi scuso. Comunque, come ho detto anche prima, l'importante è che siano chiare le immagini e di questo sono certissimo. Mentre Drew accelera il gioco, su di lui c'è un fallo commesso da parte di Francescato. Solfrini chiede la rimessa laterale, invece gli arbitri danno il liberi a al Drew. Effettivamente sembrava in fase di tiro il folletto di Kansas City al momento di subire il fallo. Scavolini che sta giocando con il suo quintetto base di questo campionato, cioè Gracis, Day, Drew, Costa e Magnifico. Fabriano replica con Marcel De Souza, Israel Andrade, Francescato, Piccoli e Solfrini. Larry Drew mette dentro il primo tiro, vediamo se Larry mette dentro anche questo. Sì, è così, 9 punti per Larry fino a questo momento. Scavolini di nuovo più 10. Palla Piccoli, Piccoli per Solfrini, Solfrini prende, tira e segna. 11 punti per lui. Vantaggio dei campioni d'Italia che continua a stazionare all'altezza degli 8-10 punti, a livelli comunque non totalmente di guardia. Larry alla bomba, sbaglia. Il rimbalzo è di Solfrini, molto lungo. Solfrini cerca la penetrazione, a mio avviso sfonda nettamente su Drew, gli arbitri non battono ciglio. La Scavolini comunque in attacco con Gracis che sbaglia, Magnifico va in tapin in sospensione a realizzare, Magnifico 4 punti, di nuovo più 10 il vantaggio della Scavolini. Larry Drew si rialza dopo essere stato travolto da Solfrini, che tentava una delle sue funamboliche azioni che lo hanno reso celebre soprattutto ai tempi dello scudetto di Roma col Banco Roma di Valerio Bianchini. Solfrini caratterizzato da un gioco fantasioso, da grandi mezzi fisici che spesso però non portano alla finalizzazione del canestro. Palla per Israel, cerca la penetrazione, sfonda probabilmente su Costa, sbaglia comunque il tiro. Palla per Drew, Drew accelera, va in penetrazione da Gracis, Gracis per Day. Drew aveva tentato l'accelerazione dell'azione, nessuno lo ha seguito se non Gracis dall'altra parte del campo. Palla per Day che dà a Magnifico, a Costa, scusate, che tira e sbaglia. Il rimbalzo poi sprizza lungo dalle parti di Marceau, che dà un buon pallone a Francescato, che tira da sotto e subisce il netto fallo di Capitan Magnifico. Terzo fallo per Walter. Avremo in lunetta Francescato per 2 tiri liberi a sua disposizione. Vi ricordo, si sta giocando alla seconda gara di ritorno del campionato di Serie A1. Ricordo ancora che Scavolini e Alno si sono già incontrate 2 volte, tutte e 2 le volte a Pesaro, prima nei sedicesimi di Coppa Italia, se non sbaglio il 5 di ottobre. Scavolini vinse nella gara secca per 105-94. Sono incontrate poi 7 giorni dopo esatti, questa volta era campionato ed era la seconda di campionato. Scavolini vinse ancora per 99-84. E questo è il terzo contro quindi di questa stagione tra le due formazioni marchigiane che stanno dando vita su questo bell'impianto di Fabriano alla gara alla quale state assistendo. Palla per Drew che accelera, poi sbaglia il passaggio. Drew a quel punto però a mio avviso avrebbe potuto tirare. Forse troppo altruismo a volte può essere anche un errore. Poi c'è un errore completo da parte di Solfrini, che invece di servire un suo compagno di squadra ha sbattuto la palla tra il pubblico. La palla quindi torna di nuovo ai campioni d'Italia con l'Alno sistemata in individuale, mentre nel primo tempo l'Alno aveva proposto per alcuni minuti anche
una difesa a zona senza però cospicui risultati. Palla per Day che per Costa, scusate, che cerca di girarsi, tira e segna. Caparbi all'azione di Ario che è riuscito a segnare da sotto. Lancio sbagliato di Israel per Solfrini, palla fuori, rimessa a Scavolini. E la contestazione del pubblico fabrianese all'indirizzo della sua squadra sta facendo più corposo. Effettivamente l'Alno sta giocando con, sembra, disattenzione questa partita. Effettivamente si notano parecchi errori di sbadataggine. Solfrini che nell'uscire dal terreno di gioco pesta il cartellone pubblicitario di fronte alla sua panchina, fa tornare sul campo il numero 18 romano, mentre scende per la prima volta sul terreno di gioco Amos Benevelli. Palla per Drew, un piacere rivedere Benevelli all'opera anche se con la maglia degli avversari. Palla per Costa, su di lui c'è il fallo di Israel. Terzo fallo di Israel che sta avendo discreti problemi su Ario Costa, che sta giocando una partita senz'altro gagliarda. Un Ario Costa che sta attraversando un buon momento di forma. Giovedì scorso a Salonicco nel secondo tempo è stato praticamente il giocatore più importante dei campioni d'Italia. Palla per Larry Drew, per Darren Day. Gracias al tiro, sbaglia, rimbalzo di Ario Costa, fallo di Romano. Terzo fallo di Romano. Vi ricordo che gli arbitri della partita sono Nelli di Firenze e Grossi di Roma, stanno arbitrando in maniera onesta questo incontro che non ha comportato grossi problemi di direzione, io penso, per i due fischietti. Palla per Ario Costa, Drew Day. Magnifico, marcato da Israel, tira, sbaglia sul rimbalzo, nugolo di giocatori, la palla è per Marceau fuori. Vediamo se anche questa volta Marceau prende tira, no, preferisce dare a Boni che si palleggia sul piede, palla fuori, rimessa a Scavolini. Lancio per Gracis, Gracis accelera, il tiro da sotto, segna. Grande azione di Gracis, 19 punti, miglior realizzatore della partita, poi cade a terra Israel che tentava di stoppare Gracis. Viene soccorso dal medico, dal massaggiatore della squadra fabrianese. Speriamo che per il bravo Israel Andrade non sia niente. Vedete, dalla posizione supina viene adesso in posizione seduta. Speriamo che non ci sia nessun problema per lui. Il massaggiatore e il medico gli stanno massaggiando il ginocchio. Mentre nelle file della Scavolini, Bianchini ne approfitta per un cambio, esce Magnifico e ritorna Domenico Zampolini. E con piacere rivediamo Israel Andrade completamente rimesso, sì, in piedi, in grado quindi a riprendere il gioco. Ed è proprio lui che effettua la rimessa in favore di Lucio Romano, numero 18, playmaker, utilizzato da Montano più di Francescato nel corso di questa partita. C'è un fallo di Boni, blocco irregolare su Gracis, e per Alessandro Boni è il terzo fallo. Scavolini che ha 13 punti di vantaggio, 47-60, 13 punti quindi da amministrare per i campioni d'Italia in questi ultimi 13 minuti e 20 di partite. Palla per Drew, per Day, si rimette in zona la difesa dell'Alno. 2-3, vedete, con parecchi raddoppi, palla per Day. Day per Costa che tira, sbaglia, sul rimbalzo vanno in parecchia, alla meglio poi Day che riapre, però direttamente per un giocatore dell'Alno. Palla a Romano, non sanno cosa fare sinceramente in attacco i giocatori dell'Alno. Poi alla fine la palla è per Monica, subisce fallo. Fallo commesso da parte di Costa, per Costa il terzo fallo. Avete visto nel corso di questa azione una chiara fotografia delle azioni offensive dell'Alno Fabriano, cioè il playmaker che si guarda attorno e non sa decisamente cosa fare con tutti i suoi compagni di squadra immobili. E da qui si capisce anche perché quando l'Alno ha dei problemi in attacco, Marceau si decide per prendere e tirare, almeno sarà un tiro fatto. Boni va al tiro e segna, terzo punto per Boni che fino a questo momento ha segnato solo sui tiri liberi.
3 punti per Boni, 3 tiri liberi. Merito ovviamente dei centri pesaresi che hanno limitato moltissimo l'ex giocatore Scavolini. Palla per Dei. Dei, vedete ancora la zona dell'Alno 2-3, tagliata da parecchi giocatori della Scavolini. Palla dentro per Costa. Costa si gira, tira, sbaglia. Rimbalzo di Zampolini. Zampolini tira, sbaglia. Rimbalzo alla fine dell'Alno Fabriano con Marseo, sul quale commette fallo nel tentativo di recuperare il pallone Costa. Viene chiesto l'intenzionale di Costa, ma non penso proprio che ce n'erano gli estremi. E per Ario il quarto fallo. Esce Ario Costa per 4 falli, viene sul terreno di gioco Renzo Vecchiato. Quindi esce Costa ed entra Vecchiato. Ma adesso c'è un time out chiesto da Montano, allenatore dell'Alno Fabriano. 12 punti di vantaggio Scavolini, 60-48. Delle grandi occasioni quest'oggi a Fabriano, partita attesissima contro i cugini campioni d'Italia, Palazzo dello Sport gremito in ogni ordine di posti, Palazzo dello Sport stile Venezia, e cioè con il pubblico lungo i laterali e non dietro il canestro. Un Palazzo dello Sport comunque senz'altro sufficiente per la cittadinanza fabrianese, Palazzo dello Sport che tiene all'incirca 5.000 persone. Benevelli al tiro, sbaglia, rimbalzo poi catturato dall'Alno, Zampolini stoppa su Israel molto bene, poi alla fine ha la palla Vecchiato e la Scavolini così ha la possibilità di imbastire una nuova azione offensiva con Dei, sempre a zona l'Alno, zona mobile che esce sul portatore di palla, poi su Driu c'è il fallo commesso da parte di Marseu. Secondo fallo di Marseu. Dodici punti di vantaggio Scavolini, palla per Driu. 11 minuti e 45 al termine della partita. Gracis, grande protagonista di questo incontro, 19 punti per Andrea, miglioratore nettamente dell'incontro. Andrea svaria dall'altra parte del campo per favore di Driu, per Dei che dà dentro a Zampolini che tira e segna. E per Mimmo il nono punto nel corso di questa partita. C'è un fischio dell'arbitro, vediamo cosa ha visto. Un fallo anche di Boni dopo che Zampolini aveva tirato. E per Boni questo è il quarto fallo. Boni, vedete, chiede spiegazioni all'arbitro, il quale ferma il gioco. Boni ha chiesto perché gli hanno fischiato fallo nel corso di questa azione. Sembra tutto a posto, Boni non è convinto, quindi si può riprendere la partita con Lucio Romano. Per Israel Andrade, Alessandro Boni, Lucio Romano. Cade a terra Israel, Marseu nel frattempo tira e segna, e per Marseu il 13° punto. Mentre Bianchini, Cosmelli e Scariolo protestano all'indirizzo del tavolo segnapunti, non sappiamo cosa è successo, saremo curiosi sinceramente di capire il perché della protesta. Comunque l'Alno è in attacco con il tiro di Israel che sbaglia completamente l'appoggio e l'arbitro fischia un fallo assolutamente inesistente da parte di Vecchiato. In panchina vedete Costa e Magnifico che si lamentano, anche Bianchini e Cosmelli fanno altrettanto, ma Vecchiato assolutamente non ha teccato in nessun modo Israel, mentre adesso c'è un parapiglia tra Zampolini e Israel. Parapiglia tra Zampolini e Israel, non vorremmo che questa partita si incattivisse, anche perché la Scavolini la sta controllando con grande tranquillità.
è nato tutto da un, come accade spesso, da un fischio assurdo da parte degli arbitri sul tiro da sotto di Israel, sbagliato completamente. Gli arbitri hanno fischiato un fallo vecchiato che era ad un metro e mezzo da Israel, assolutamente incolpevole. Poi ovviamente una parola tira l'altra e può capitare di tutto. Parapiglia prontamente comunque sedato. Peccato rovinare il clima di questa partita che è stato di assoluta sportività. Mentre i ragazzi dell'Inferno Biancorosso lasciano andare a un coro che viene accolto veramente bene dal pubblico di Fabriano, mentre c'è Israel che segna il settimo punto. Israel ancora in lunetta, sbaglia, rimbalzo di Zampolini. Gracis, Vecchiato, Triu, Dei, palla per Vecchiato che cerca di tirare da sotto pallo su di lui, permesso da almeno due giocatori, probabilmente anche tre, e il pubblico si arrabbia, ma meglio che stiano calmi, non c'è significato. Su Vecchiato si sono scaraventati tre giocatori. Il pubblico, il massimo, l'arbitro poteva avere l'imbarazzo della scelta, cioè vedere se dare il fallo a Boni oppure darlo a Israel. Inspiegabile quindi la protesta da parte di Fabriani all'indirizzo di questo fallo fischiato sacrosantemente su Vecchiato. Vecchiato segna. Primo fa. Primo libero per Vecchiato, verso la segna. Vecchiato di nuovo, punta canestro e mette a segno. Vecchiato, due punti per lui, Scavolini 13 punti di vantaggio, torna quindi il massimo vantaggio dei campioni d'Italia. Solfrini penetra lungo la linea di fondo, sbaglia, rimbalzo di Zampolini per il contropiede dei campioni d'Italia, recupera però Romano, Romano può andare in penetrazione da Benevelli che tira e segna, e per Benevelli il primo canestro della partita. 11 punti di vantaggio per la Scavolini, quanto siamo al giro di boa del secondo tempo, quindi 10 minuti al termine della partita. Palla per Driun, peccato che il clima da favola nel quale si erano giocati i primi 40 minuti di partita si siano rovinati con quel battibecco e quegli spintoni attorno al nono minuto del secondo tempo. Speriamo comunque che niente degeneri. Poi c'è Zampolini che getta fuori e ci sarà la rimessa per l'anno Fabriano. Time out chiesto da Bianchini, con la Scavolini avanti di 11, 64 a 53. Nel corso di tutto il primo tempo e dell'inizio del secondo, tra le due tifoserie c'erano praticamente scambio di rose e petali, poi adesso succedono dei cori e si sentono di tutti i tipi, non certo molto cordiali, all'indirizzo delle due tifoserie. Comunque continuiamo a seguire la partita, c'è un fallo da parte di Gracis per Andrea, è il terzo fallo, rimessa per l'Alno. Benevelli, finta al tiro da tre, va al tiro da più vicino, fallo di Vecchiato.
per Vecchiato il primo fallo commesso su Benevelli che stava andando al tiro. E Amos Benevelli in lunetta per effettuare i due tiri liberi. 9 minuti e 22 al termine della partita. Benevelli accorcia le distanze, comunque sempre 10 punti il vantaggio della Scavolini. Benevelli segna anche l'altro, 4 punti per l'ex giocatore della Scavolini. 9 minuti e 15 al termine dell'incontro. L'Alno non è più a zona da alcune azioni, si rimette quindi in individuale. Dei cerca l'azione solitaria, poi da Adriu tramite Vecchiato. Vedete Marceau sta facendo dei gesti che penso non siano nemmeno leciti all'indirizzo di Adriu, cioè avete visto grossi movimenti delle braccia nel tentativo di sconcentrarlo. Adriu non è stato condizionato per niente da tutto questo e comunque Marceau se non altro non sta attuando un comportamento molto serio sul terreno di gioco. La cosa sinceramente non l'avevo mai vista, quindi va sottolineata. Mentre va in lunetta. Vecchiato fino a questo momento ha segnato 2 punti dalla lunetta, sbaglia questo tiro libero invece, palla per Benevelli, per Marceau al tiro da 3, sbaglia. Sul rimbalzo arriva Romano, non coglie la palla, la prende invece Vecchiato gettando fuori, rimessa. Ancora in attacco per i fabrianesi, se ne incarica ancora Marceau, nel bene o nel male, protagonista di questo secondo tempo, palla per Lucio Romano che chiama lo schema a pugno. Evidentemente un attacco contro l'individuale della Scavolini. Israel ben chiuso da Vecchiato. Solfrini penetra, stoppato molto bene da Magnifico, però Solfrini ha ancora il pallone, segna e subisce il fallo di Magnifico. Solfrini, 13° punto, e per Walter Magnifico è il 4° fallo. Cuore e cattiveria, ma è l'unica strada percorribile per i giocatori di Fabriano. Sbaglia il secondo tiro libero, poi viene sbagliato anche il tap-in di Israel, palla per Adriu. Adriu si ferma, poi a Dei, palla per Vecchiato, bellissima l'azione offensiva dei campioni d'Italia. E su Vecchiato c'è il fallo di un giocatore dell'Alno Fabriano, quindi c'è un tiro libero aggiuntivo per Renzo Vecchiato. E la Scavolini torna sul campo Zampolini ed esce Magnifico. È stato Israel a commettere fallo su Vecchiato, è il 5° fallo di Israel che va definitivamente in panchina. Torna sul terreno di gioco Alessandro Boni, in lunetta Renzo Vecchiato, 1+1 per lui, mette a segno, no scusate, un tiro libero per lui aggiuntivo, lo mette a segno, 5 punti per Vecchiato. Scavolini torna a più 10, 8 minuti e 10 al termine dell'incontro. Solfrini, Boni, Romano penetra, tira, sbaglia, sul rimbalzo va in parecchia, alla meglio Dei, che non riesce però a far proseguire Adriu, palla per Benevelli che sbaglia la bomba, palla per la Scavolini con Dei che può lanciare Adriu, tira da sotto, ma stava per tirare da sotto ma c'è un fallo di Romano. Gli arbitri hanno fermato l'azione d'attacco della Scavolini che avrebbe sicuramente portato alla conclusione felice per i campioni d'Italia. Esce Romano per aver commesso anche lui il 5° fallo, quindi ha raggiunto i limiti di falli sia per Israel che per Romano. In lunetta abbiamo Darren Dei per un 1+1 a sua disposizione, mette a segno. Darren 14 punti. Di nuovo Darren punta il canestro fabrianese, vediamo, mette
nuovamente fuori, palla per Boni, Francescatto, Benevelli, individuale la difesa Scavolini. Scavolini è stato sempre in individuale, mentre l'anno alla individuale ha alternato parecchi minuti la zona. Adesso avete visto la Scavolini, dopo che per parecchie azioni ha velocizzato il gioco nel tentativo di andare in contropiede, adesso proprio volutamente sono fermati tutti. La Scavolini può anche cominciare ad amministrare il vantaggio, 11 punti a 7 minuti e 20, può farlo. Palla per Larry Drew, per Gracis, Gracis, bellissimo il pallone per Day, 3 secondi, Day aveva segnato, Day stazionava nell'area da un po' di tempo, non penso però che sia arrivato ai 3 secondi, comunque l'arbitro dopo che Day aveva segnato e dopo averci pensato un altro secondo ha fischiato i 3 secondi, quindi canestro non valido, palla per i cartai fabrianesi con Francescatto. Francescatto che indossa una vistosissima ginocchiera all'arto destro. Palla per Servadio, Benevelli, Francescatto, finta il tiro da tre, penetra da Solfrini che tira da sotto e segna. Solfrini 15 punti. Drew da solo contro tutta la difesa dell'anno torna sui suoi passi. 9 punti in più per la Scavolini. Day, Gracis, Zampolini, Drew. Per Day, Day cerca di penetrare, nettissimo il fallo su di lui da parte di Solfrini, proprio gli ha carpito il braccio mentre Day stava tirando. E Solfrini pretenziosamente vuole la rimessa laterale alla Scavolini, non poteva che essere ovviamente 1-1 a favore di Darren, che è già pronto per la prima conclusione. Metà segno è per Day il 15° punto. Di nuovo Day segna, 16 punti per lui, miglior realizzatore, resta nonostante da parecchi minuti non segni più Gracias con 19 punti, mentre c'è Vecchiato che nel tentativo di anticipare Boni commette fallo e per Renzo Vecchiato il secondo fallo. C'è l'1-1 a favore del lungo giocatore ex Scavolini, Alessandro Boni è già pronto. Vi ricordo che è il decimo confronto, questo che si sta giocando tra le scuole di Pesaro e Fabriano. Le precedenti 9 incontri, la storia parla nettamente a favore di Pesaro per 8-1. Sbaglia il libero Boni, palla per la Scavolini dunque, che con calma e per mano di Drew imbastisce una nuova azione offensiva. 11 punti di vantaggio. Gracis, Vecchiato, Drew. Drew ancora in individuale, adesso l'anno. Day, passi. Giusto il fischio degli arbitri, passi di Day. Passi di partenza, la palla torna quindi ai fabrianesi. Benevelli esce da un blocco, Servadio in posizione di post basso, Solfrini su di lui, bene Zampolini, palla per Francescatto, Solfrini molto fuori, Benevelli, vediamo se tenta la bomba, no, va dall'altra parte del campo, stoppato da Zampolini, la palla però favorisce ancora l'anno, sbagliato però il tiro, palla per Drew. Vediamo, Drew si ferma da Gracis, Drew ancora. Molto bene, intelligente l'azione offensiva di Larry Drew, che a 5 minuti e 30 dal termine può anche iniziare a manovrare con calma le azioni offensive nell'intenzione di far trascorrere il tempo. 11 punti di vantaggio per la Scavolini, non ha mai avuto problemi di punteggio, anche se il suo vantaggio non è mai stato nettissimo. Drew alla bomba, sbaglia. Boni per Solfrini, Solfrini si gira molto bene, stoppato alla grande da Zampolini, palla per Drew, Drew su di lui, Servadio, Servadio riesce poi alla fine completamente a recuperare il pallone, Servadio tenta il tiro sbagliato, Servadio cercava di ingannare gli arbitri, ha aspettato che Gracis da tergo gli arrivasse alle costole per poter tirare.
ha fatto il furbetto, serva Dio, e gli arbitri non ci sono caduti. Palla per Gracis e per Day. Drew vecchiato, Gracis. 4 e mezzo al termine. Gracis, Day. Potrebbe tentare la bomba, invece si ferma, dà un bellissimo pallone dentro a Vecchiato che in azione di pick and roll era uscito dal blocco. 7° punto per Vecchiato, più 13 per la Scavolini. Francescato sbaglia, no, realizza, pallone sul ferro, poi cade dentro. Francescato 5 punti. Lando Fabriano che ha avuto pochissimi punti dai suoi, tra virgolette, piccoli, come Francescato, Servadio, Romano, pochissimo, ma non è che abbia avuto molto nemmeno dai suoi lunghi. Mentre Dei riesce ad andare a segnare da sotto il suo 18° punto. Più 13 ancora per la Scavolini. Francescato per Benevelli alla bomba, segna. Benevelli 7 punti per lui fino a questo momento. Sempre positivo con la mano rovente Benevelli dalla lunga distanza. È ovvio che gli anni passano anche per lui, quindi non può stare sul campo per tutta la partita, però per i minuti che lo fa sempre da grande campione. Palla per Drew, per Day dall'altra parte del campo. Day lungo la linea di out, si muove lateralmente Servadio, il tentativo di fermare Day, indiscutibile il fallo di Servadio, secondo fallo di Servadio. Mentre c'è un altro time out con la Scavolini ancora in possesso di palla. 10 punti di vantaggio per i campioni d'Italia, 74-74 a 64-64. Le statistiche delle prime 16 giornate di campionato, salta subito agli occhi la grandissima potenza sotto i tabelloni di Israel Andrade, primo assoluto nei rimbalzi offensivi e quarto totale nei rimbalzi, quarto assoluto nei rimbalzi totali. Israel Andrade che però ha avuto grossi problemi quest'oggi con i lunghi pesaresi che ne hanno limitato lo suo strapotere sotto le plance. Israele addirittura è da alcuni minuti in panchina perché ha raggiunto il limite dei falli concesso, 10 cioè 5. Termine minuto di sospensione, la Scavolini torna con Gracis, Day, Drew, Zampolini e Vecchiato. Day ha un 1+1 a sua disposizione, sbaglia il primo e quindi non può tirare il secondo, si riprende. Francescato, mentre il pubblico di Fabriano già inizia a sfollare, già da alcuni minuti la partita, anche se non ufficialmente, però virtualmente era chiusa. Marceau tira dalla lunghissima distanza e segna il suo 16° punto. Più 7 per la Scavolini, 2:40 al termine. Day, Drew. Drew palleggia, vedete al limite dei 30 secondi, ne mancano 9 al termine dei 30. Zampolini, probabilmente su lui c'era fallo, la palla fuori e l'arbitro non sapeva cosa decidere, si era accorto che c'era stato fallo su Zampolini, la palla è andata fuori e a quel punto ho deciso per la rimessa per i campioni d'Italia. Palla per Darren Day, per Zampolini, Zampolini al tiro da sotto, sbaglia la conclusione. Azione offensiva per l'Alno, Francescato per Solfrini lungo la linea di out, Solfrini sua tipica azione va a segnare il suo 17° punto. Solfrini senz'altro il miglior realizzatore della sua formazione. Adesso l'Alno addirittura è pericolosamente appena a 5 punti dei campioni d'Italia. L'orgoglio dell'Alno ha permesso ai giocatori fabrianesi di tornare a 5 punti. Palla per Day, fallo di Servadio su di lui. Terzo fallo di Servadio e Day avrà un 1+1 a sua disposizione, mentre nella Scavolini niente, c'è un time out chiesto da Bianchini. 5 punti di vantaggio per la Scavolini, 74-69.
Valerio Bianchini ovviamente ha chiamato questo minuto di sospensione per rompere il ritmo all'Anno Fabriano, che in questo ultimo minuto ha recuperato 5 punti, e anche un attimino per riordinare e calmare i propri giocatori. Ne approfitta anche per mandare di nuovo sul terreno di gioco Magnifico e Costa, quindi la Scavolini torna col quintetto base. Scavolini comunque che ha avuto moltissimo sia da Zampolini che da Vecchiato. La lunetta Darren Day, 1-1 per lui, importante, mette a segno il primo. 19 punti per Day, 6 punti di vantaggio per la Scavolini. Darren di nuovo tira e segna, 20 punti. Miglior realizzatore della gara, Day, superando il suo compagno di squadra, Gracis, che da alcuni minuti non segna, anche perché si sta impegnando moltissimo sulla marcatura su Servadio. Servadio al tiro da tre, sbaglia, e su questo tiro muoiono, io penso, le speranze dell'Alno. Palla per Day, bellissimo il pallone per Drew, che da sotto va a segnare il suo 11° punto, e la partita adesso è chiusa. 1 minuto e mezzo al termine, 9 punti di vantaggio della Scavolini. Ritorno di gran classe dei campioni d'Italia, che in un minuto hanno rimesso a tacere i fabrianesi. Poi adesso Solfrini sbaglia la conclusione, palla per Larry Drew, il folletto di Kansas City supera la metà campo, gli si fa incontro Francescato, forse fallo di Francescato su Drew non visto dagli arbitri. Bellissimo il pallone per Gracis, per Day che tira, sbaglia, rimbalzo è di Francescato. Difesa del Scavolini si sta piazzando in transizione, Francescato si ferma, da Marseo che prende, tira e sbaglia. Schema 1 di Marseo ripetuto ancora una volta, cioè schema 1, prendo e tiro. Palla per Larry Drew, supera la metà campo Larry. Larry poi da Gracis, 34 secondi al termine della partita. Scavolini più 9, Day cerca di andare alla schiacciata su di lui, fallo abbastanza duro da parte di Alessandro Boni, e per Boni il quinto fallo, e così esce anche Boni per raggiunto il limite di falli. Boni ha colpito duro su Darren Day, non è stato molto bello questo. Day è a terra, vedete, soccorso dal dottor Piero Benelli, medico sociale della Scavolini, e dal miracoloso Ezio Giroli, massaggiatore dei campioni d'Italia. El Boni ormai era a 4 falli, a partita chiusa, ha deciso per un fallo duro su Day. Day comunque è tornato in piedi e penso potrà andare ai tiri liberi. Day segna, miglior realizzatore della gara, si conferma, 21 punti, 27 secondi al termine della partita. Day di nuovo segna ancora, 22 punti, 25 secondi al termine. Marseu, su di lui Drew, fallo di Drew che schiaffeggiava il pallone, però probabilmente ha toccato anche le braccia di Marseu. Marseu va in lunetta, mentre per Drew è il primo fallo della partita. Marseu 17 punti, primo tiro libero messo a segno. Nelle mani di Marseu si sono finalizzate quasi tutte le azioni offensive dell'Alno, ma Marseu non era in giornata di tiro, tirato una marea di volte, segnando 17 punti.
poi sul secondo errore di Marceau c'è una palla data alla Scavolini, ecco, adesso Costa si avvede che la rimessa è per i campioni d'Italia, va ad effettuare l'aereo Costa, lungo la linea mediana ci sono praticamente tutti i giocatori, 16 secondi al termine, palla per Driu che dà a Gracis, per Costa che da sotto va a schiacciare, Costa 10 punti ed è praticamente il suggello di questa vittoria esterna della Scavolini, agognata vittoria esterna per Solfrini, c'è il 19° punto, mentre arriva la sirena che pone fine alla partita. Guardiamo rapidamente i tabellini per la Scavolini, Gracis 19, Magnifico 4, Dei 22, miglior realizzatore dell'incontro, Driu 11, Vecchiato 7, Zampolini 9, Costa 10. Guardiamo i giocatori dell'anno: Fabriano, Francescato 5, Piccoli 4, Benevelli 7, Marceau 17, Boni 3, Solfrini 19, Servadio 7, Israel 7, Romano 3. Siamo in chiusura, ribadisco il punteggio finale. Scavolini batte Alno Fabriano a Fabriano 92-82. Arrivederci e a risentirci dal vostro Michele Zavagnini. Thank you.